Andiamo subito a collegarci con Cinemovel, vedo Nello Ferrieri con un po' di amici. Nello, raccontaci. Vediamo. Centesima Cinemovel, Libro Cinema e Libera Terra. Oggi è l'ultimo giorno che ci connettiamo per questa carovana, perché concludiamo il 27 a Nettuno e volevamo presentare il gruppo di saltimbanchi che compone questa carovana di Cinemovel, Libro Cinema e Libera Terra. Alle mie spalle c'è Walter, Matteo, Valentina, Michele, Mauro. Elisabetta, ovviamente, che la conoscete, è la fondatrice assieme a me di questo progetto e presidente dell'associazione Cinemovel. Allora, intanto ti aggiorniamo su quello che è accaduto ieri. Avevamo lasciato un attimo in sospeso perché stavano succedendo delle cose un po' strane, nel senso che c'è stata un'occupazione del Consiglio Comunale da parte degli imprenditori preoccupati per le sorti e il destino delle attività qui a Fiuggi, e ovviamente questo ha creato un certo imbarazzo anche negli organizzatori di questa nostra giornata di cinema. I vigili non avevano probabilmente impegnato, quindi la giornata di ieri, la proiezione di Beautiful Canti è purtroppo saltata, perché lo spazio che era stato adibito a proiezione era sostanzialmente un parcheggio e non era possibile appunto allestire lo schermo e tutto l'impianto per proiettare. Però il problema l'abbiamo risolto, oggi siamo riusciti a transennare tutto quanto, a comunicare il cambio di piazza rispetto a quello che era previsto, perché doveva essere alle Terme. E credo che ci vedete ma non ci sentite. Ti sentiamo a tratti in realtà, però fino adesso abbiamo seguito, insomma, abbiamo capito bene allora, che... Proseguiamo finché la linea tiene. Se Nello, allora aspetta, facciamo una cosa, mi dicono dalla regia che sarebbe meglio, ci interrompiamo un attimo soltanto per un collegamento telefonico, lasciamo la webcam accesa in maniera tale da poterci vedere, ma sì, riprendiamo il collegamento telefonico, quindi... Ecco, io ti sento al telefono adesso, se va bene. Perfetto. Benissimo. Datemi soltanto l'ok dalla regia, perfetto. Allora, ricapitolando, quindi il problema che c'è stato ieri in Consiglio Comunale a Fiuggi vi ha impedito di vedere Beautiful Country, il film che era previsto per ieri sera. Esatto, esatto. E oggi stiamo recuperando la situazione, la piazza è stata chiusa, le sedie sono state collocate, stiamo fra pochi minuti... dopo che abbiamo fatto il saluto, appunto i ragazzi si stanno recando sul posto per montare lo schermo e l'impianto, e questa sera proiettiamo Le conseguenze dell'amore di Paolo Sorrentino, e verrà presentato da Francesco Forgione, che ha seguito da vicino questa parte della carovana, la parte lastiale, ci è stato molto vicino, oltretutto con la sua competenza. Voi sapete, Forgione, come dicevi ieri, già presidente della commissione antimafia nella precedente legislatura, oggi consulente per la Regione Lazio, per la Presidenza Marrazzo, per la Casa della Legalità, ha voluto fortemente queste 6 giornate nel Lazio. Oltretutto domani saremo a Nettuno, dove probabilmente avremo anche lì qualche problema logistico di proiezione, che non abbiamo ancora capito a cosa attribuirlo. Sicuramente diciamo, queste 6 giornate nel Lazio si sono rivelate un po' più complicate di come prevedevamo. Insomma, credevamo che i territori confiscati i beni, confiscate le mafie in territori che storicamente la mafia è molto ben presente, in realtà le cose hanno funzionato bene. Qui qualche intoppo c'è stato e lo attribuiamo sicuramente, credo, a finora non abbiamo motivo per pensare diversamente, a difficoltà tecniche, organizzative, forse a sottovalutazioni anche di quello che è una semplice proiezione cinematografica. Però di fatto, insomma, su 6 giornate, Perona, insomma, l'unica che abbiamo toppato è stata ieri sera qui, e probabilmente faremo un buco domani anche a Nettuno, perché la piazza prevista non è agibile, non ci sono le sedie, non c'è la luce, non ci sono le cose che erano state concordate più di un mese fa. E cioè, Nello, fatto... scusa, ti interrompo, che vuol dire che a Nettuno non c'è una piazza disponibile? Vi hanno... Questa mattina abbiamo chiamato per verificare le ultime cose e ci hanno comunicato che il luogo in cui avevamo previsto la proiezione sabato sera, cioè domani, non è più disponibile, e in alternativa i luoghi che avevamo individuato non sono accessibili dal punto di vista tecnico, e quindi recupereremo solo la giornata di domenica, però ve lo confermeremo probabilmente in uno speciale fra qualche giorno, se, insomma, trovando una nuova modalità, perché domani domenica appunto non abbiamo la diretta, però insomma vi comunicheremo e vi aggiorneremo la prossima settimana di quello che succede a Nettuno. Sicuramente siamo un po' in imbarazzo anche lì, perché
Il luogo previsto, in qualche modo il Comune non l'ha più confermato, e la piazza che era stata individuata come seconda scelta non è stata portata l'energia elettrica come richiesto e le poltroncine. Stiamo parlando di 100 sedie e di 5 kW, qualcosa di molto semplice da organizzare, non credo che ci voglia, come dire, non stiamo parlando del concetto dei Pink Floyd o dei Rolling Stones, insomma, siamo una caravana che si accontenta di poco. Pensi che ci sia qualche ragione particolare, magari dal punto di vista politico, oppure come poterla definire questa cosa, Nello? Siamo un po' in imbarazzo anche noi, perché sicuramente, proprio per il tipo di esigenze che abbiamo noi, non possiamo attribuire a una difficoltà organizzativa così complessa come può essere un grosso concerto o altro. E forse la sottovalutazione della cosa, forse a qualcuno non piace che si passi con questa carovana e si discuta di queste tematiche. Credo che sia più corretto parlarne dopo le giornate di domani e domenica. Noi registriamo tutto, noi riprendiamo tutto quanto, oltre a fare la connessione con voi, con Walter Romeo, che avete visto prima alle nostre spalle, stiamo documentando la nostra carovana, Valentina, che avete visto anche prima, intervista gli interlocutori che stiamo incontrando. Oggi avremo con noi Francesco Forgione, chiederemo anche a lui la sua impressione, una valutazione per queste defezioni tecniche che però nascondono, secondo noi, un'imbarazzante difficoltà ad accogliere questa carovana che parla di mafia in territori che non sono notoriamente colpiti da questo problema, anche se poi, come dicevi tu ieri, insomma, il sequestro del noto bar in via Veneto e altre cose di questo genere, insomma, fanno supporre che probabilmente l'infiltrazione mafiosa qui è più pesante di quanto non si voglia ammettere. Tra l'altro, ormai, insomma, è risaputo che i figli dei grandi boss, come dire, lo dicevamo anche in qualche altra delle occasioni in cui ci siamo sentiti, non sono più quella mafia rurale che tutti quanti ci aspettiamo, ma sono imprenditori che hanno studiato nelle migliori università italiane, quindi sanno bene come far fruttare i soldi, diciamo, di famiglia, ecco, diciamo così. Quindi assolutamente inseritissimi nel panorama economico. Nello, io ti ringrazio, l'appuntamento per oggi si conclude e conclude qui il nostro appuntamento quotidiano che è durato per queste settimane con Cinemobile. Ti aspettiamo comunque naturalmente qui in studio per raccontarci come è andata la carovana, sia a te che Elisabetta, e ci racconterete direttamente dalle vostre parole che cosa avete trovato, com'è l'Italia vista da chi racconta il cinema, da chi il cinema lo racconta con delle tematiche così importanti. Grazie veramente di cuore per questo contributo che ci avete dato tutti i giorni. Io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima in studio a questo punto. Credo proprio di sì, siamo noi a ringraziare voi per questa opportunità che ci avete dato di raccontarci. Il nostro sito www.cinemobile.tv vi permetterà di seguire anche in queste giornate tutto il diario del racconto di questa carovana. Ringrazio te, Luigi, Marco Esposito che ci ha accompagnato nei giorni scorsi e Sara che ci ha permesso tutti i giorni di collegarci e di correggere l'inquadratura e di darci tutte le indicazioni necessarie per andare in onda. Bene, bene. Allora grazie ancora Nello Ferrieri, grazie Elisabetta e ci risentiamo sicuramente.